Il DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, fin dalla sua introduzione sulle schede grafiche Nvidia, per me è stata una tecnologia, come dire, degna di esistere. Ora siamo arrivati alla versione 3.0 che cambia un po'. Il metodo di funzionamento il metodo di lavoro di questa tecnologia quindi nei prossimi minuti cosa facciamo vediamo cosa di cosa si tratta come funziona e come cambia la qualità e le prestazioni nei giochi vi raccomando se troverete in questo video in qualche maniera utile lasciare un mi piace e iscriversi al canale è molto importante grazie Nella sua prima e seconda implementazione il DLSS diciamo che ha sempre funzionato alla stessa maniera. La seconda versione apportava dei miglioramenti, migliorava come dire, un po' l'efficienza e creava dei risultati migliori. Per capire che cosa porta in più il DLSS 3.0 dobbiamo riprendere velocemente il metodo di funzionamento base di questa tecnologia. Ovviamente stiamo parlando, l'ho ho, ho messo, l'ho dato per eh, scontato, di una eh, tecnologia disponibile sulle schede grafiche Nvidia, AMD ha una controparte Intel ha anche, però concentriamoci su questa, e che permette alle schede grafiche di ottenere maggiori prestazioni. Quando si parla di prestazioni delle schede grafiche, si intende la loro capacità, la loro velocità nel creare i singoli frame che compongono eh, quelle che noi poi percepiamo come immagini in movimento nei videogiochi. Chiaramente quando noi e giochiamo, quello che vediamo può essere assimilato a una sorta di filmato, anche se chiaramente siamo noi a comandare il nostro alter ego digitale, eh, di fatto però quello che poi vediamo a schermo sono delle immagini in movimento. Noi percepiamo queste immagini come delle immagini fluide, come un filmato, in realtà questo è il susseguirsi di tantissime immagini statiche che riprodotte una dietro l'altra con dei piccoli cambiamenti danno il senso di movimento succede nei videogiochi così come succede nei film. Nei videogiochi rispetto ai film più immagini statiche si hanno nell'unità di tempo, quindi in un secondo, più la sensazione di fluidità sarà superiore e anche, come dire, la reattività. Quindi noi percepiremo che a un nostro comando, al nostro movimento del mouse ad esempio, la reazione a schermo sarà più istantanea. L'obiettivo del DLSS è quindi, quello di permettere a una scheda grafica di riuscire, di essere in grado di generare più frame, più FPS, più frame al secondo per migliorare chiaramente questa fluidità e reattività. Come può, come riesce il DLSS a ottenere questo risultato? Se noi non utilizziamo il DLSS, quindi senza DLSS, il modo che noi abbiamo per aumentare la quantità di frame al secondo generati è è semplicemente eh, o l'abbassamento della risoluzione o l'abbassamento della qualità dell'immagine o entrambe. Il motivo è che più la risoluzione è alta, più le impostazioni qualitative sono alte, più tempo la scheda grafica impiegherà a costruire i singoli frame perché chiaramente deve fare più calcoli che prendono più tempo. Abbassando la risoluzione, i calcoli necessari per costruire l'immagine sono minori, quindi come dire il lavoro finisce prima e ha tempo per nell'unità di tempo, in un secondo, lavorare su altri frame e quindi generare più frame. L'obiettivo del DLSS è creare sì più frame senza però limitare la risoluzione o la qualità delle immagini. Per velocizzare questa spiegazione quando si attiva il DLSS e abbiamo impostato ad esempio una risoluzione nativa, abbiamo un monitor no? a una risoluzione nativa 4K, quello che farà la scheda grafica sarà renderizzare quel frame a una risoluzione inferiore, ad esempio una risoluzione Full HD, è un'attività che chiaramente gli richiede meno tempo, per poi fare un upscaling della risoluzione solo dopo e successivamente migliorare l'immagine finale con delle tecniche di intelligenza artificiale. Se noi renderizziamo, creiamo un'immagine a risoluzione Full HD, che è una risoluzione composta da 4 volte meno i pixel rispetto a una risoluzione 4K, è chiaro che la nostra immagine Full HD eh, avrà meno dettagli, sarà meno precisa. Se poi noi prendiamo questa immagine con meno dettagli e semplicemente, come dire, la espandiamo, la, la allarghiamo, la zoomiamo no? fino alla risoluzione 4K, quello che otterremo sarà sì un'immagine a risoluzione nativa 4K, ma come dire con un livello di dettaglio, con un livello di precisione basso, sarà un po' sfocata. Ed è qui, in questo frangente, che interviene l'intelligenza del DLSS. Una rete neurale è stata allenata, e in realtà viene allenata continuamente su vari modelli per riconoscere le immagini, per riconoscere gli elementi che compongono le singole immagini. Quando viene renderizzata l'immagine full HD no? e poi upscalata, come detto, risoluzione 4K, il sistema è in grado di analizzare l'immagine finale e di applicare delle modifiche per raggiungere un livello di dettaglio e un livello di qualità superiore, al punto tale che il risultato finale non sia così differente rispetto alla creazione di un'immagine subito nativa in 4K. La rete neurale è in grado di riconoscere ad esempio una persona, sa come sono fatti gli occhi di una persona, come è fatta la bocca e applica quindi tutte delle piccole modifiche all'immagine necessarie per aggiungere dettaglio e nitidezza all'immagine. Questo processo di, eh, come dire, ottimizzazione richiede molto meno tempo rispetto invece al renderizzare subito un'immagine a risoluzione nativa. Richiede molto meno tempo di elaborazione renderizzare un'immagine a bassa risoluzione, upscalarla e modificarla secondo quanto è in grado di fare eh, la rete neurale piuttosto che elaborare dei calcoli grezzi sull'immagine nativa ad alta risoluzione. In termini di qualità quando noi Mettiamo a confronto un'immagine renderizzata a risoluzione nativa e una renderizzata tramite il DLSS con tutto il sistema che vi ho spiegato, in realtà è possibile capire quale delle due immagini è stata creata dal DLSS, semplicemente perché si potranno notare dei piccoli difetti qua e là. Tuttavia, a parte che il risultato cambia in base al gioco e in base alla scena, la verità è che questi piccoli difetti si possono notare, certo, ma nel momento in cui noi abbiamo un'immagine statica davanti, quindi praticamente quando facciamo un fermo immagine, mentre quando noi giochiamo in tempo reale con tutte le immagini in movimento, la differenza non si nota, quindi, il risultato sarà che avremo una chiamiamola così, una qualità percepita percepita identica, ma quindi una velocità, quindi la generazione di più frame, quindi comunque un'immagine finale eh, più fluida e un sistema più reattivo. Oltretutto, il DLSS nei vari giochi può essere implementato in maniera più o meno aggressiva. Scegliendo eh, è a voi questo, eh, questo, questo controllo, scegliendo se puntare sulla qualità o sulle prestazioni. Puntare sulle prestazioni significa ovviamente avere meno qualità, quindi come dire frame un pochettino più grezzi con qualche difetto in più, mentre puntare alla qualità significa avere meno difetti video ma un incremento prestazionale ridotto. Quando si selezionano i vari livelli di qualità o di prestazioni, semplicemente si dice al DLSS quanto deve essere più o meno aggressivo. Eh, o, o quanto deve essere grossa in termini di risoluzione l'immagine di partenza che poi viene upscalata nonché chiaramente aumentando le prestazioni ci sono meno passaggi di controllo qualità chiamiamolo così prima che venga rilasciato il frame finale il DLSS 3.0 va ancora oltre e lascia la maggior parte della costruzione dell'immagine all'intelligenza artificiale. Fino a questo punto, quindi prima del DLSS 3.0, il processo base era, come spiegato, la scheda grafica riceve i vari input del software, dal motore grafico, da tutto quello come dire, che dice come deve essere costruito, costruita l'immagine a livello di dati. E fa quello che ho spiegato, no? Renderizza l'immagine, cambia la risoluzione, ottimizza, eccetera, eccetera. Il DLSS 3.0 inserisce nel metodo di analisi dell'immagine alcuni elementi che sono in grado di pretire quale sarà l'immagine successiva. Se noi andiamo a leggere la documentazione di Nvidia ci sono nomi altisonanti come Optical Multiframe Generation, Optical Flow Accelerator e altri. In pratica, che cosa succede? Il sistema analizza il frame statico attuale, l'immagine attuale e quella precedente e vede come è cambiata l'immagine. Per un computer il come è cambiata un'immagine significa vedere i singoli pixel, che colore avevano, i colori di quelli adiacenti e come questi colori, quindi come il colore dei singoli pixel è cambiato tra un frame e l'altro. Il cambiamento di queste caratteristiche determina quello che noi percepiamo come un eh, movimento di un'immagine perché se ci sono vari pixel di colore rosso che compongono un, una palla un oggetto ok e il momento dopo questi pixel di colore rosso nella stessa forma si sono spostati a destra vuol dire che nell'immagine nel mio come dire filmato è stato riprodotto un movimento verso sinistra la tecnologia analizza tutti i pixel e il loro movimento, chiamiamolo così, anche se ovviamente non è che sono i pixel che si muovono, ma semplicemente cambiano il loro stato. Con questa tecnologia di predizione, Nvidia è in grado di renderizzare buona parte dei frame, poiché è sufficiente teoricamente analizzare il movimento che hanno fatto questi pixel in una piccola porzione dell'immagine per dedurre anche il movimento di tutti gli altri. Perché se noi eh, vediamo che... In questa piccola porzione, magari in basso a sinistra della nostra immagine, tutti i pixel si sono spostati a sinistra, è presumibile che ci sia stato nel nostro, nel nostro gioco un movimento, quindi di tutta l'immagine, verso destra. Secondo step, questa tecnologia, oltre a realizzare questi frame partendo da questi movimenti, è in grado anche di creare dei, degli ulteriori frame intermedi un'immagine in più, un frame in più, completamente inventato, senza che ci sia stato alcun tipo di input da parte del software. Questo metodo di funzionamento non è solo in grado di velocizzare il rendering dei singoli frame, basandosi appunto eh, su questa sorta di analisi, di predizione di quello che succede, ma andando a realizzare anche dei frame intermedi, dell'immagine in più, dal nulla, di fatto può potenzialmente andare a duplicare le nostre prestazioni che, che la scheda grafica è in grado di gestire, di generare. Tuttavia è importante ricordare che la creazione di frame aggiuntivi laddove non esistono potrebbe aumentare la latenza. Motivo per cui il DLSS 3.0 lavora a braccetto con eh, Reflex, che è la tecnologia NVIDIA, il cui scopo è alleggerire la coda di rendering per migliorare la reattività, che significa quindi diminuire la latenza. Non voglio aggiungere com come dire. Complicazioni in questo video, comunque, lo scopo è quello di offrire un frame rate più elevato senza ovviamente impattare sulla latenza. Ovviamente, DLSS è utile in tutte quelle situazioni dove si vogliono ottenere maggiori prestazioni, così in realtà, come lo è stato per tutte le versioni precedenti del DLSS. Andando a creare però dei frame aggiuntivi completamente dal nulla. Per cui in realtà non sono necessarie delle informazioni da parte del motore grafico, da parte del gioco e per cui quindi non bisogna attendere che altri componenti, in primis, come dire, la CPU faccia la sua parte di calcoli, aiuta eh, a generare più frame, quindi aumentare le prestazioni, soprattutto in quei giochi che sono limitati dalla CPU o se vogliamo con impostazioni di qualità dove la CPU diventa un limite, il che significa solitamente con o giochi specifici o impostazioni qualitative basse, soprattutto di risoluzione. Attualmente, quando sto registrando questo video, intendo dire, siamo ancora nelle prime fasi del DLSS 3.0. Molto può essere sistemato con aggiornamenti, sia da parte dei giochi, eh, sia da parte dei eh, driver. Le analisi iniziali che sono state fatte hanno mostrato che i frame generati, soprattutto quelli intermedi completamente inventati, hanno, come dire, tanti difetti video, decisamente di più rispetto a quello che una tecnica di LSS fino al 2.0 è in grado di creare. Tuttavia anche in questo caso sono difetti che si possono vedere bene quando si ferma l'immagine, no? quando si blocca il gioco, difficilmente però questi difetti si notano nell'uso reale dei giochi dove le immagini sono in movimento. Ciò mi porta quindi a dire che come per le versioni precedenti, anche il DLSS 3.0 secondo me è qualcosa comunque di ben voluto, soprattutto perché si può usare, si può non usare e in ogni caso in tante eh, situazioni potrebbe tornare utile. Amici, io mi fermo qui con questa spiegazione, se vogliamo parlarne facciamolo qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un altro video. Ciao!